Cambieri. Forse stai cercando me. Jackie, mi manda il nostro amico. Sapevo che Johnny mentiva sul fatto di avere un amico, ma non c'era bisogno di quell'alone di mistero. Conosci Donovan? Diciamo di sì. Sono un agente speciale del tesoro. Il fisco sta dietro a Olivia Marcano. Credevo fosse abbastanza furba da pagare le tasse. Sto indagando su uno dei suoi uomini, Chester Moreau. Da quello che sono riuscita a scoprire, sembra che sia un finanziatore dell'Unione del Sud. Lo sapevo che quegli stronzi razzisti erano coinvolti. Il mio uomo, Remy Duval, è tipo il loro gran sacerdote. Non so quale sia il legame, ma di sicuro è stretto, profondo e soprattutto redditizio. Molto più di quanto ci si aspetta da un posto come Frisco Fields. Anche l'FBI ci ha messo il naso, ma nessuno vuole aprire bocca. Credimi, se metto le mani su uno di quei bastardi lo farò cantare per bene. Lo immaginavo. L'unica altra pista da seguire è il fatto che l'Unione del Sud nasconde materiali di propaganda in tutto il quartiere. Può sembrare poca cosa, ma se inizi a distruggerli, attirerai l'attenzione di quelli che ci interessano. Già. Se Moreau inizia a perdere guadagni, vorrà vederci chiaro. Mi faccio sentire appena ho qualcosa di fattibile per le mani. Da queste parti non parla nessuno. Temo che tu debba andare direttamente dagli uomini di Chester. Sono abbastanza colpita di incontrare qualcuno che conosce Donovan da così tanto tempo e non lo ha ucciso. Il governo degli Stati Uniti si è infilato la testa meticolosamente su per il culo riguardo alle operazioni di Sal Marcano in questa città. Moreau e l'Unione Sudista. Non so se stanno lavorando con Marcano, per Marcano o semplicemente sotto il suo naso. Chester Moreau, Unione Sudista. Famiglia ricchissima, anche se nessuno riesce a capire da dove vengano. È il classico tipo da salviamo le tradizioni. Ma Barbieri è ottimo. Quindi Olivia Marcano dovrebbe essere invischiata in tutta questa storia. Ma non era una reginetta dei salotti. Ieri non ho sentito il notiziario. Non so cosa stia succedendo. Benvenuti alla voce dell'Ollo, gente. Oggi parliamo della merda che ci spacciano per caramelle, specialmente a quelli della mia razza. Esatto, mi riferisco proprio a Briar Patch. Quelli di noi che vivono nell'Hollow hanno già avuto a che fare con una cosa simile, una cosa che ci avevano spacciato come qualcosa per noi e le nostre famiglie. Abbiamo persino avuto parenti che hanno versato sangue e sudore per costruirlo. Sapete di che parlo, no? Quel posto che tutti vorremmo dimenticare. Il Luna Park di Baron Sandee. Ma che se devo ammettere che l'alligatore Paul è uno dei migliori ottovolanti su cui sia mai salito, parola mia. Peccato che quel parco sia un'offesa per qualunque persona sensibile, nera o bianca. Dal sacerdote voodoo coi denti e le labbra enormi al messia bianco che deve salvare i poveri stupidi abitanti del villaggio sulla giostra del Rugaru. Baron Sandee è durato 3 mesi prima che Lou decidesse di entrare di notte e raderlo a suola. E intanto, fuori la gente continuava a riunirsi per protestare finché quel posto di merda non ha chiuso. È difficile. Non hai clienti. Dovresti essere qui, non ho sentito un cazzo. Come fai i soldi, Chester Moreau? Moreau ha affidato agli altri ragazzi dell'Unione Sudista un lavoretto. Roba grossa e segreta. Grazie per l'aiuto. Pazzesco! Pazzesco! Lanciare dei soldi addosso. Ma cazzo, e si sporca la voce.
tutti ad Atlanta, mentre la nostra gente finisce per strada. E poi date ragione a quel coglione di Remy Duval. Anche se sapete che dice solo stronzate. Quel figlio di puttana si sta arricchendo alle vostre spalle, con i vostri soldi. Bisogna ammetterlo, questi stronzi bianchi del sud sono bravi a darsi una mano l'un l'altro. So cosa state pensando. Vi chiedete, perché devi essere così negativo? Che cazzo ti frega di chi fa i soldi con uova, pancetta o altra merda del genere? Volete sapere che mi frega? Ve lo dico subito. È per una cosa che si chiama dignità. Perché se smettiamo di alzarci e dire un bel vaffanculo a chi esagera, è come dargli il permesso di esagerare. E prima di accorgercene, ci ritroviamo di nuovo nei campi a raccogliere cotone, con intere famiglie di neri vendute all'asta. Provate a dire che non è possibile. Dove forza, vai, ragazzo? Provateci. No? Oh, avanti, questo di nero. Pensi di andare? La faccia di uno che cerca rogne. Tutti qui! Lo vedo! And grown-ups, Friday and Saturday night, take your receipts over to Big Mouse for half off your first drink order. Only in the French Ward. Fatto roba da non credere. Un esempio su tutti. È l'esperienza più grande di... Per fare quel lavoro devi essere...
essere qualcuno di cui Moro si fida. C'è cammino. Dovresti... Lo stronzo ce l'ha con noi! È stato lui! Addosso! Come fai i soldi, Chester Moreau? Di notte al supermercato di Bel Air c'è parecchio movimento. Non so i dettagli, ma il signor Moreau vuole tenere tutto nascosto. Spiacente spione. Sì, cazzo! Non sbaglio un po'. Hai scoperto qualcosa? Ho spaccato il culo a quei bastardi e cosa ho ottenuto? Una parola. Bel Air. Direi che tutto torna. Moreau è il socio di maggioranza del Bel Air. Appena hai iniziato a colpire quei razzisti del cazzo, le linee sono andate a fuoco. Nessuno ha nominato il Bel Air, ma sono riuscita a sapere un orario, le 22. E ho abbastanza prove circostanziali per mettere tutto insieme. Non so cosa... Ma stasera, in quel supermercato, qualcosa succederà. Do un'occhiata. Ascolta, Lincoln. Quello di cui parlavano quei tizi è roba grossa e pericolosa. Quindi sii discreto. Dobbiamo scoprire esattamente cosa ha in mente Moreau. E non avremo una seconda opportunità. Ricevuto, Jackie. Avviare le ricerche nelle vicinanze. Sono a Frisco. Ecco, dei rifornimenti mi farebbero comodo. Torri. Thank you.
preparo. A tutte le unità nei paraggi, attenzione, il sospettato ha aperto il fuoco contro le unità sul posto. Unità di supporto, perso contatto visivo con il sospettato. Inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Dovevo fidarmi di Enzo, ma per adesso prepara i tuoi ragazzi. Non si può sapere quando arrivi. Guardia costiera. Papà dice che quando mi candiderò non farà nessuna differenza per mia moglie. Ecco come vive l'altra metà della città. Porca puttana, datemi qualcuno da ammazzare, prego. Eh? Griffith è uno di quei pugili che si prendono sempre con il loro mano. E nemmeno la seconda. Ma lo fanno. Chiedilo a Benny Parrot. Vado a nascondermi! Si è beccato un proiettile. Vediamo. Ho provato a dipingere, ma non ero un granché. Ho provato con il pianoforte, ma a quanto pare non ho orecchie. Mi sono messo a scrivere. Ti va di andare a mangiare qualcosa dopo? Fissimo a versare drink e ad ascoltare. E così ho trovato la mia via. Riesci ad arrivare da Gert? A nome del signor Moreau, del signor Marcano e di tutta l'Unione Sudista, grazie per essere qui stasera.
Il signor Moreau ci tiene a ricordarvi che accettiamo solo contanti e che con un piccolo sovrapprezzo tutti gli acquisti verranno trasferiti nel luogo scelto dal compratore. Bene, il primo articolo è questo prestante esemplare arrivato stamattina fresco fresco da Haiti. Questo eccezionale maschio africano parla inglese e... un pezzo molto interessante. Nessuna cicatrice o ferita visibile, garantito dai dottori del signor Moreau. Ti prego, lasciami andare. Le offerte partono da $1,000. Chi offre $1,000? 1,000. Ho sentito 2,000? 2,000. Non puoi farlo. 3,000 per l'uomo qui davanti. 3,000. 4. Ho sentito un 5? 5,000? Venduto per 5,000. Figli di puttana. Rischiamo di non uscirne vivi. Ho ancora tante cose da fare. Dove sono gli altri? Chester tiene quei negri a frisco. Avanti, fa presto, scimmione figlio di puttana. Molto gentile, grazie. Minuccia! Eri tu, coglione! Richiesto intervento immediato. Questa è nuova, cazzo. Aiuto! Aiuto! Sono in trappola! Le cose faccio i miei ragazzi! Sono bloccato! Mi serve una mano! Al riparo! Datemi una mano! Ti strappo il cuore dal petto! A tutte le unità, inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Devo ricaricare! Minuccia!
andato qui e ci ha lasciato nel... Grazie. Erano fieri di servire il proprio paese. Hai tirato giù Chester Moreau, si trova all'alimentare. Come l'hai trovato? Ho avuto un presentimento. Ho tenuto d'occhio un appartamento al quartiere francese registrato a nome di suo figlio. Si era rintanato là dentro. Si è intrufolato a Frisco con qualche amichetto. Sa che se non lo becca Olivia lo farai tu. Tutto bene? No, cazzo. Quei poveracci. Un mio vecchio amico giù al Dipartimento di Stato si occuperà di aiutarli. Ma Moreau... Moreau deve pagare per tutto quello che ha fatto. Hai la mia parola. Gesù, quando ho scoperto cosa stavano facendo, devi fermare Moreau. Thank you.
sentito che Moro sta offrendo 5. Bravo! Rido! Punto per me! Ancora! Ragazzi! Ha voglia di fare festa! Non vedete colore! Là! Là! Si fa sul serio! Merda! Ti creparo per primi! Al riparo! È tutta colpa tua! Mettiti dietro a qualcosa! Hai fatto incazzare la gente sbagliata! Lo sei mio, ragazzo! Merda! Apro il fuoco! Il coglione mi vuole morto! No! Ne vuoi ancora? Fanculo! Faccia tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, ma non farmi male! Ma quello che voglio è la tua pelle. Mi sono occupato del Bel-Air a Frisco Fields. Giusto per chiarirci, non ho intenzione di usarlo per vendere della gente. Troveremo un altro modo per farlo fruttare. Certo, mando i miei uomini. Ma quando ci sarà da assegnare il distretto, mi aspetto di gestire tutti i racket, non qualcuno, tutti! Perché sono diventato un prete? Ogni brutta cosa che ti capita nella vita, ogni trauma, non ti abbandona mai. Certo, magari puoi dimenticartelo per un po', ma quando arriva quello successivo, non importa quanto piccolo, ti fa rivivere tutto quanto. Ti ricorda del peso che ti porti addosso. E sapevo di non poter portare quel peso da solo.